Eh? Oh no. Meglio fuori che dentro, dico sempre. No! No! Non è niente! Ora passa! Eh? Ehi! Fermo! Ehi, fermo! Cosa? Ehi! No! No! Oh! Ehi! Oh no! Ehi! Fermo! Ma che? Eh? Ciuchino, svegliati! Nada! Shrek, stai bene? Non posso credere che diventerò padre. Com'è che è successo? Permettimi di spiegarti. Vedi, quando un maschio prova certe cose per una femmina, un potente bisogno lo travolge. Lo so com'è successo. È che non posso crederci. Com'è che succede? Ehi, adesso che lui è nato, chi è che dorme? Sei ridotto peggio di una cosa informe! Vorresti la tua pace, ma non c'è pietà! Ormai te ne ho fregato, sei papà! Ciuchino! Puoi saltare alla parte in cui dovresti farmi sentire meglio? Sai che adoro Fiona, capo, giusto? Quello a cui mi riferisco sei tu, io, la barca di mio cugino, un boccale gelato di mojito e 2 settimane passate solo a pescare. Bello, non gli dare retta. Senti tu, avere un figlio non ti rovinerà la vita. Non è la mia vita che mi preoccupa rovinare, è quella del piccolo. Insomma, quando mai hai sentito la frase dolce come un orco o coccolone come un orco o addirittura stravedrai per mio padre, è un vero orco? Va bene, ho capito. Nessuno ha detto che sarà facile, ma almeno hai noi che ti aiutiamo. Questo è vero. Sono spacciato. Te la caverai. Oh, ci staranno aspettando. Cosa di Shistashire posto è questo? Beh, ho i crampi allo stomaco e mi tremano tutte le mani. Deve essere un liceo. Un liceo? Pronte? Ok! Dove vi recate? Sulla verità? Sì, lo pensiamo, lo pensiamo. Pensate di non fare tanto in fretta. Non lo pensiamo, non lo pensiamo. Ah! Bene, signor Parsifal. Ho letto le redini. Via, fratello, non fumarti tutto il mio incenso e la mia mirra. Mi viene la nausea al solo ricordo di nocchini e smutandate. Ma come facevano a smutandarti quando è evidente che tu non porti le mutande? Diciamo che è meglio non toccare certi tasti e chiudiamola qui. Io ero tutta tipo, preferirei beccarmi la peste e farmi squartare che uscire con te. Ah, regolare. Chiedo scusa. Che schifiltà. Sì, una cifra. Sì, ho portato il livello del mio personaggio a super abilità +3. Salve. Cerchiamo uno che si chiama... Però, chi ha lanciato l'incantesimo fesso +9 con una bestia e il suo quadrupede? So che siete occupati a non ingranare con gli altri, ma uno di voi sa dirmi dove trovare Arthur? È laggiù. Non esiste sapore più dolce sulla lingua della vittoria!
Forte, affascinante, viso di un capo. Arthur ha l'aspetto di un re o no? Oh, scusa. Sbaglio o hai detto che sei in cerca di Arthur? È un'informazione riservata agli eretti ai lavori. È top secret, zitto zittino. Ora, signori, in marcia. Alle docce! Sì, giusto! Ossequi, vostra maestà. È il tuo giorno fortunato. E tu cosa tipo dovresti essere? Sentiamo, una specie di gigantesco gnomo mutante o che altro? Gigantesco gnomo mutante. Che battuta! Rilasciami, mostro! Smettila di contorcerti, Arthur. Io non sono Arthur. Io sono Lancillotto. Quel fisso laggiù è Arthur. Ehi! La cosa mi imbarazza una cifra. Ma la mia amica Tiffany vi ritiene ributtevole tanto soavemente. E ho pensato che per avventura la invitereste al saltarello degli studenti o che so io. Come, prego? Insomma, cioè, alla fissa per gli universitari, le creature mitologiche, eccetera. Beh, se fai le veci di un re, tanto vale che assomigli a un vero re. Qualcuno può fare un lavoretto a Shrek, per favore? Vedrò cosa posso fare. Oh! Sì, wow. È davvero necessario? Necessarissimo, Fiona. Sono Shrek, imbecille. Come ti pare? Bene, genti! Questa non è una prova! Vi voglio in azione! Sorridete, amici, sorridete! Non so per quanto tempo ancora riuscirò ad andare avanti, Fiona. Mi dispiace, Shrek, ma ti prego, fa buon viso a cattivo gioco. È solo finché papà non starà meglio. Shrek. Sì? Sei affascinante. Ah, vieni qui, tu. Ho un prurito tempestoso alle chiappe, ma non ci arrivo imbalsamato come sono. Oh, ehi tu, vieni qui. Come ti chiami? Menarello, sire. Perfetto. Ci siamo. Signore e signori, la principessa Fiona e Sir Shrek. Ci sono. Sì, così. Che bello, bravo. Sì, grazie. Quelle mele, ci sei. Che bello. Shrek! L'occhio! L'occhio! Che fai? Fiona! Stai bene? Sì, benone. Oh, gamberetti, i miei preferiti! Ce ne andiamo. Tesoro, ti prego, calmati. Calmarmi? Ma chi vogliamo prendere in giro? Io sono un orco. Non sono tagliato per queste cose, Fiona, e non lo sarò mai. Secondo me è andata benino. Ciuchino! Oh, dai, su, Shrek! Certe persone proprio non conoscono limiti. Thank you.